Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Unrink e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Jam. Siamo all'inizio del secondo DLC, o meglio, dobbiamo ancora iniziarlo il secondo. In questo momento, tra un DLC e l'altro, come appunto tra i vari capitoli del gioco, c'è quella giornata di transizione che devi passare facendo altre cose oppure andando direttamente a dormire, facendo passare appunto la giornata e poi puoi andare e continuare il DLC. In realtà ci sono anche due missioni che è possibile fare nell'attesa per ingannare appunto l'attesa del dover aspettare 2 giorni, ma le ho provate a fare e sono piuttosto complicate. Una è semplice a dire il vero, cioè semplice nel senso di affrontare i nemici che ti separano. Basta semplicemente che trovi una medaglia yokai particolare, ma non è detto che lo yokai che ti serve te la droppi. Mentre l'altra consiste nello sfidare tutti e tre i tuoi Onryo, quelli che abbiamo ottenuto nel corso dell'avventura, insieme. Sono a livello 240 e il gioco te la segna come una missione facile. In realtà non è facile per niente perché non puoi evocarne neanche uno. Tantomeno puoi evocare Mikettio. Ci ho provato 3 volte a farla, ma ho perso tutte e 3 le volte, quindi. E poi facevo pochissimi danni. Potrei arrivare a livello 300 tranquillamente e poi provare a farla, ma preferisco andare avanti con la storia. La verità è che si possono fare anche tante altre missioni, quelle segnate con la M sulla mappa, quindi volendo magari potreste fare quelle per ingannare l'attesa, non è necessario fare queste a tutti i costi. È anche vero però che nella missione di affrontare i tuoi Onryo, basta stare leggermente più attenti e schivare i colpi e dare una botticella ogni tanto. Però è lunga. Eccoci qua. Ora va bene. Bene, ecco qui delle novità. La presidentessa del consiglio disciplinare della scuola ha tenuto ieri una conferenza. Vuole fare del Giappone un paese indipendente. Per il nome ha scelto Repubblica di Kiraboshi, pianeta stella? E la scuola dovrebbe essere il punto dove far sorgere la struttura della Repubblica di Kiraboshi. Vuole rendere la scuola suolo di indipendenza. Ah, quindi vuole che la scuola sia tutta una nazione indipendente chiamata Kiraboshi. Una nazione indipendente dal Giappone. Mamma mia. Tipo San Marino. La stessa cosa. Quindi ora il nostro compito è impedirle di realizzare questo desiderio stupido. Forse dovremmo chiedere aiuto alla Yokai Mafia. Quindi Ranto vuole difendere la scuola con un consiglio studentesco della terra? Un po' strano, ma potrebbe funzionare. Che poi alla fine siamo noi a combattere. Gli studenti che noi ci facciamo amici. È completo? You are watching Guy. Guy proprio, sì. Ma non l'abbiamo indossato noi con Jiba Jinpei? Nayu. Ma Nayu abbiamo scoperto che in realtà è buona. Quindi lei sicuramente ci darà una mano. A meno che un nuovo orologio non debba andare a Mataro, che Mataro sappiamo può diventare. Eccolo, Tidas o Tidas o come si chiamava? Tidas, ecco, Tidas. Infatti Mataro può diventare Shining Boy. Quindi la visione di Mataro di un meteorite che si scontrava con la Terra era lui in realtà che appunto si è salvato impadronendosi, rifugiandosi nel corpo di Mataro. Questo lo conosco perché c'è già stato su Gakue, su Puni Puni, quindi. A questo punto per risvegliare Tidas ci servirebbe un watch. Perché sennò non possiamo controllarlo. Anche se credo che alcuni eventi di Yo-Kai Watch siano solo relativi all'anime, tipo Shining Boy qui è comparso una volta sola. Quindi potrebbe benissimo essere che adesso può diventare. Era ora, era ora. Però
Potrei usare lui al posto di qualcun altro. Potrei togliere il capo della mafia e mettere Mataro. Dovrebbe essere forte Tidus, molto molto forte. Ok, un'introduzione un po' lunga al secondo DLC, ma ci siamo. Sapete che c'è? Metto subito Mataro, va, così lo proviamo. È molto più debole, molto. Però che devo fare, raga? Non posso. Abbiamo anche... Oh, cavoli, troppe missioni da fare. È una missione piuttosto difficile a quanto pare, però almeno potremmo trasformarci, quindi superarla agilmente. L'unica pecca di questi giochi, o meglio, la cosa più grave, è che i personaggi non corrono, corrono davvero poco. Oltre comunque a laggare da schifo, ma vabbè. L'ottimizzazione deve esserci da parte della casa che produce il gioco. Non è un gran problema, non sto criticando proprio il fatto che il gioco devono ottimizzarlo, fa schifo giocarci così, no. Dico solo che, ehi, potevano farlo. Cioè, ci ha fatto venire qui per accettare ancora una volta la missione. Va bene. Ah, sconfiggere sti cosi. Non è facile per niente, raga. Sono di livello alto. Abbiamo i ragazzi lì con lo speedo che ci danno il supporto. Ok, è andato. Bene. Sì, però se potessi evitarli. Ah, che schifo. Quello è un attacco sul posto. Vai, andati. Oh, la medaglia del ciclope. Aioi. Aspetto che si ricarichi. Bene. Facilissima quella, proprio free kill, proprio regalata. Ah, poi la hosta, questa è bella, proprio quando vai in rave modo. Sì, però che cavolo è qui? Oh, la mischia. Ma è una buona idea. Arriva Tidus, arriva. Questa era più che altro una prova per Mator, a quanto pare. Per appunto farci amico lui e farlo appunto lavorare a fianco di Mataro. Pensa di non essere abbastanza, ma in realtà sì. Ah, però... Un'altra volta Big Black, vi prego, no. Big Black, basta, raga. Non lo sopporto più Big Black. Oh, ok. Alieni, sì. Extraterrestri, non alieni, però... Uchiuji, sì. Usa teletrasporto! È praticamente un Goku pesce! Fubuki-san? Ok, ora... No. No, ora sapete che succede? Io già mi sto immaginando tutta la scena. Mataro... si mette davanti a Fubuki e prende il colpo, ma in realtà è Tidus che entra nel suo corpo e gli fa incassare bene il colpo e si trasformano e combattiamo e vinciamo contro il pescione. Salviamo la donzella in pericolo, Mataro. Certo, però muori, addirittura muori. Cioè, ragazzi, Shinee non è che tipo ti faccio fuori oppure ti elimino, no, proprio muori, letteralmente. Ecco, Mataro che appunto si trasforma. Mataro! Dai, su. Già sa anche come fare le mosse, no? Il mio piccolo Mataro è cresciuto. Mamma mia, che equilibrio ha quello. Ma è un ranger. Dai, su, facciamo sto scontro, dai. Avanti, cipollotto, qui. No, cipollotto è Mataro, questo è un pesciotto. Ah, c'ha anche i suoi sottoposti. Ok. Aspetta che si carica. Che botta! Mamma mia, che botta. Ok, ha fatto l'attacco. Io mi stavo trasformando, quindi non ho preso nulla. Oh! Cattivo! Ah, un po' levitato. Bene. Ottimo. Memorial Jump!
Ragazzi, ok, lo stiamo massacrando, eh. Ovviamente questo qui lagga perché, beh. Sì, però solo a me stanno a... Vabbè, si sta colpito solo a me, mi sono un po' rotto le palle, eh. Se... scusatemi, eh. Non ho ricaricato il cibo! Se vinco è per puro culo, proprio. No, vabbè, ci sto a crepa, raga. No, devo scappare di continuo, raga. Che vergogna. Il problema è che mi colpisce comunque, mi colpisce, se io faccio la tecnica, quindi... Niente, devo ricaricare il cibo se non voglio morirci male. Oppure faccio fare agli altri, ma gli altri anche sono scarichi. Quindi devo aspettare e colpire quando lui non targetta me. E attacchi a distanza assolutamente. Ora gli faccio meno male dalla distanza, che palpebre. Oppure cercare di fare un perfect... Sì, vabbè, niente, mi ha preso. Niente, raga, è un po'... Oh, cavoli. Ok. Ok, sono rinato, perfetto. Ora devo aspettare che si carica però la barra qui. Sono pronto, sono carico! No, che liscio! Ragazzi, sono tornato normale dopo che mi ha ucciso un'altra volta. Però almeno posso curarmi un pochettino e colpirlo a distanza. Facendo poco, ma facendo qualcosa. Se avessi avuto gli strumenti per curarmi così anche i miei compagni, proprio nella mischia, a rotta di collo, cioè scavezza collo come sempre avrei fatto. Invece bisogna aspettare un pochettino. Penso però che con una piccola botta di fortuna e anche classe, perché a una certa parte, che non è difficile, raga, eh. Cioè, guarda, prende un sacco di danni, prende. Non vorrei che sia uno di quei boss con doppia fase. Ma non sembra. No, ha perso. Era una fase sola, buono. Tre livelli siamo saliti. Più i punti che prendiamo adesso perché abbiamo fatto la missione. Wow. E comunque sia, i ragazzi che danno supporto sono utilissimi, eh. Ti fanno recuperare un po' di salute quando fai una bella schivata. Molto soddisfatto di questa lotta, è andata benissimo. Per cominciare il secondo DLC è perfetta, ci fermiamo qui anche perché ho fatto un'introduzione lunghissima e insomma il boss è stato abbastanza lungo, non difficile, solo lungo. Ora parla come un eroe. Non è ancora finita, ci sono altre vite da salvare, beh. Ha distrutto la torre Fuki del TJG e questo non impedirà la trasformazione. Come sarebbe a dire non interferirà con, non interrompe o non interferisce con la trasformazione? Ah, forse per la missione contro i nostri Onryo, vuol dire? Potrebbe essere che sono interconnesse? Anche perché Mikettio è sì la trasformazione, è sì la fusione dei miei tre Onryo che ho trovato prima. Però è una medaglia a parte, quindi può essere che davvero sono interconnesse le missioni. E ora abbiamo anche Tidain come trasformazione. Mi viene Tidain perché c'è anche uno yokai che si chiama Tidus, quindi mi sono un po' confuso con i nomi inglesi, italiani, è molto strano. Quindi Tidain. Altri 46.000 punti per la missione. Infatti livello 249, sono aumentato. Va bene raga, per questo video termina qui. Comunque sì, abbiamo iniziato il DLC proprio con una vittoria schiacciata. Fammi fare una cosa prima di concludere però, se no mi dimentico nel prossimo episodio. Ecco, ricarichiamoci assolutamente le cose da mangiare. Perfetto. Ottimo, così almeno nel prossimo episodio parto già bello carico. Non mi devo ricordare di stare a metterle. Ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video e spero che vi sia piaciuto. Iniziamo il secondo DLC in maniera prorompente, accattivante
e sorprendente. Qualche altro aggettivo ce l'avete? Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi! Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!